Buonasera, bentrovati al nostro appuntamento che ripercorre attraverso i nostri servizi, fatti e temi della settimana, una settimana segnata dalla scoperta della tragedia, la terribile tragedia di Villaggio Argentina a Misano, dove tre persone sono state trovate morte, una donna, il suo compagno e la figlia, quindicenne della donna. Una vicenda che ovviamente ha suscitato forte sgomento, anche per il fatto che quelle tre persone erano morte almeno da una cinquantina di giorni. Per ricostruire appunto cosa è successo, si sa che lo scenario è quello dell'omicidio-suicidio, ma su chi abbia poi promosso per primo questa tragica fine ancora bisognerà aspettare per saperlo, così come bisognerà aspettare per capire quali sono state le cause e le modalità. Noi abbiamo seguito la vicenda, siamo stati anche il giorno dopo la scoperta di quanto avvenuto a Villaggio Argentina di Misano per raccogliere un po' di voci, anche se appunto come abbiamo detto c'era lo sgomento anche per il fatto di aver saputo che questa tragedia era in là nel tempo e per tanto tempo nessuno se n'è purtroppo accorto. Vediamo. C'è poca voglia di parlare in via Vanzetti il giorno dopo il rinvenimento dei tre corpi privi di vita di Adriana e Sofì Stadie e Alvaro Cerda nella villetta da loro presa in affitto alla Civico 35. I vicini parlano di una famiglia riservata, tranquilla, con un cane e un gatto. La padrona di casa racconta della crescente preoccupazione per le lettere rinvenute nella cassetta della posta, scritte dalla segreteria dell'Istituto per Geometri Belluzzi di Rimini, frequentato da Sofì, per la prolungata assenza della ragazza. Ma nulla lasciava sospettare che dietro quelle assenze si celasse la tragedia. Come sono messi in casa non si sa. Quindi li conosceva solo, diciamo, di vista? Sì, ma non si sa niente, non si è capito niente, ma comunque i morti sono lì, erano lì, insomma, dai, ma se si volevano ammazzare, almeno la ragazzina, poverina. Buongiorno e buonasera, basta. Ciao, ciao, erano socievoli. Passavano, ti salutavano, non erano persone, anzi avevano un cagnolino che si infilava sempre qui. Chico, vieni, vieni, vieni. Ma mai sospettato di una cosa del genere? Ci si chiedeva, c'erano la ragazzina andava alla scuola, però per le feste vanno tutti via, loro essendo stranieri, si pensava che fossero andati via anche nel suo paese. Lei li conosceva? Di vista, c'è un che abita lì di fronte, li vedevo andare avanti e indietro così. Ho visto che ogni tanto puliva l'orto lì, che tagliava la siepe, l'erba, però non mi avevo avuto in contatto di dire come sta, come non sta, da dove viene. Che impressione le avevano dato? Era una famiglia affiatata, sembrava così, però non posso dire le sue idee dopo che avevano di loro. Secondo quello che posso valutare io, era una famiglia tranquilla. Li incontravamo fuori a spasso col cane, e come tutti, venuti da fuori, gente venuta da fuori, che non è che si conoscono personalmente, però così dal di fuori, come altri, niente di particolare. Infatti siamo rimasti tutti molto colpiti e addolorati dalla cosa, insomma, dal fatto, ecco, che è successo. Avevano anche un gatto oltre a un cane. Infatti quello che a me ha colpito di più di tutti è vedere questo gattino che comunque rimaneva sulla finestra così e vedere tutte le finestre chiuse, e lì ho detto: ma mi sembra un po' strano che siano andati via e abbiano lasciato il gatto, che comunque era come una cosa che era come il cane, insomma, come una cosa che loro a cui tenevano come il cane, quindi era quello che un po' ci ha lasciato un po' perplessi, ecco. C'era anche lo stendino che è rimasto fuori. Lo stendino con i panni fuori, non molti, ma con dei panni, e non dava l'impressione che fossero andati via in vacanza, ecco. Una vicenda su cui continueremo a seguire appunto gli sviluppi sulla ricostruzione di quanto avvenuto. Si è parlato molto in questa settimana anche di aeroporto, un po' per gli sviluppi, in questo caso dell'inchiesta che vede indagati 9 tra amministratori pubblici riminesi ed ex dirigenti di Air Adria con l'ipotesi di bancarotta, ma anche di avere girato illecitamente ad Air Adria per coprire i debiti, i fondi che erano stati ottenuti dallo Stato e dall'Europa invece per altri fini. Questo è, diciamo, un po' lo scenario in questo momento di questa indagine
sulla quale appunto si attendono sviluppi, perché è stata chiesta una proroga di 6 mesi, ma si è parlato anche delle immediate prospettive dell'aeroporto, di quando e come si riuscirà a rendere di nuovo attiva la pista del Fellini per i voli e per la nuova gestione, la gestione di Air Iminum, anche se, come sapete, ci sono dei ricorsi alla TAR che attendono ancora di avere un loro giudizio. Noi abbiamo intervistato questa settimana il curatore fallimentare di Aeradria, Renato Santini, appunto per fare il punto su queste situazioni, anche su quello che era il famoso bando per l'acquisizione dei beni strumentali di Aeradria, bando che non ha avuto esito e che ora potrebbe chiudersi per quanto riguarda appunto il passaggio di proprietà di questi beni con una cifra inferiore. Ascoltiamo. Ho cercato di spiegare a vari giornalisti che questo atto era un atto dovuto, ma purtroppo devo dire che non ci sono riuscito, ma è colpa mia probabilmente. Peraltro avevo già spiegato personalmente prima del deposito del ricorso proprio a qualche responsabile di Air Iminum per evitare che ci fossero fraintendimenti, perché il mio ricorso non è affatto contro l'aggiudicazione di Air Iminum. Io ho fatto un ricorso al TAR semplicemente nella parte in cui il bando promosso da ENAC non prevedeva l'obbligatorietà del riconoscimento dell'indennizzo a favore della fallita Aeradria. A modo di vedere della curatela, questa è stata una lesione di un diritto dei creditori. Un ricorso è il suo, precisa Santini, che a differenza di quello del consorzio ABN non avrà effetti sull'aggiudicazione. Da Air Iminum è tra l'altro arrivata, conferma il curatore, un'offerta di 300.000 euro per i beni di Aeradria, che sarà la cifra base d'asta del bando che Santini predisporrà a breve. Se non ci saranno offerte, dice, venderò i beni ad Air Iminum, che peraltro ha chiesto di poterli usare già da subito in regime di comodato gratuito. Questa offerta me l'aspettavo, a dire la verità, come ben sapete, un po' prima, però questa offerta finalmente è arrivata. Personalmente sono abbastanza soddisfatto. Sì, certo, la cifra è molto poca, però vendendo i beni con lo spezzatino forse sarei riuscito a prendere, non dico di più, ma insomma una cifra simile. Santini ha anche proposto un tavolo di lavoro con Air Iminum per poter sbrigare insieme tutte le problematiche legate al passaggio di testimone tra vecchio e nuovo gestore. Dal curatore arrivano poi precisazioni sull'assicurazione scaduta che ha portato alla chiusura totale del Fellini fino almeno al 18 gennaio. Già da ottobre io ho messo le mani avanti con ENAC dicendo, signori attenzione che il 31 di dicembre l'assicurazione scade, io come fallimento Aeradria non mi sento di pagare per un altro anno 2015, credo proprio che dal punto di vista, se è un altro del buon senso, nel frattempo avrebbe dovuto pagare ENAC. Capisco che ENAC abbia dei problemi di budget e quant'altro, quindi il risultato è questo. Però se uno pensa di avere perso i famosi 30.000 russi che ci sono stati l'anno scorso o i 40.000 che ci sono stati ancora l'anno prima, questi non sarebbero mai arrivati, perché allora il rublo era a 42 piuttosto che 48 e oggi è a 75. Quello che si muove invece a Rimini sono i cantieri per la nuova viabilità, ne sono partiti alcuni importanti anche questa settimana, vediamo. Oggi con la demolizione dei manufatti esistenti è entrato nel vivo l'intervento per la nuova rotatoria all'incrocio tra via Roma e via Dante vicino alla stazione, uno dei nodi critici della viabilità riminese. A questa fase seguirà la realizzazione della rotatoria vera e propria dal diametro di 25 metri, prima col posizionamento del New Jersey rimovibile, poi con le strutture definitive e la rimozione del semaforo. Saranno mantenuti i percorsi pedonali esistenti con nuovi attraversamenti rialzati e il limite dei 30 km all'ora. L'ampiezza delle corsie sarà adeguata alla necessità del passaggio degli autobus. Il cantiere di Largo Vannoni a San Giuliano, aperto da oggi, ha un valore particolare. È infatti il primo intervento legato sia alla fluidificazione dell'asse mediano che al progetto di pedonalizzazione del ponte di Tiberio. I lavori comporteranno la deviazione intorno ai giardini del traffico nella prima fase dell'intervento, per poi passare alla circolazione a rotatoria. I semafori in via Carlo Zavagli e via Bissolati saranno mantenuti a chiamata pedonale, col divieto di svolta a sinistra negli incroci. E sarà realizzata una nuova ciclabile sul lato monte di via 23 settembre. E sempre oggi sono partiti i lavori per lo sfondamento di via Tonale, che sarà collegata alla statale 16. Il costo dei lavori, che avranno durata massima di 90 giorni, è di 460.000 euro. La CISL Romagna ha sollevato una questione che riguarda i lavoratori della sanità, quella di personale sanitario maltrattato e aggredito verbalmente dai pazienti e dai parenti. Situazioni
che si sarebbero verificate in diversi nosocomi, in particolare della Romagna. Noi abbiamo appunto chiesto quali erano i motivi di preoccupazione. Pesanti insulti da parte di pazienti e familiari. A denunciarli sono gli infermieri e gli operatori sanitari che lavorano negli ospedali del territorio, in particolare all'Infermi di Rimini e al Ceccarini di Riccione. Non episodi sporadici, ma situazioni che si presentano con sempre più frequenza, tanto da sollecitare l'intervento dell'azienda sanitaria locale da parte della funzione pubblica della CISL. Sono diverse decine le richieste che ci sono arrivate, e soprattutto nell'ultimo periodo, cioè col nuovo anno, è aumentata questa lamentela. I maltrattamenti che si intendono particolarmente sono rivolti alle persone che assistono, molto spesso sono sul personale, nel senso non sulla professionalità degli infermieri o degli OS, anche se ci sono quelli, però la cosa che dà più fastidio ai lavora è quando le persone differiscono sul personale e quindi commenti su quello che è la persona, non il professionista che lo assiste. Se un paziente non è contento, lamentano infermieri ed OS, può fare segnalazioni all'azienda. Un sanitario non ha questa possibilità. Da qui la richiesta di un intervento dell'ASL, che però al momento vive profonda incertezza. E di oggi la notizia data dal Corriere Romagna che il direttore De Doride potrebbe dimettersi per una revisione generale delle posizioni dirigenziali voluta dal nuovo assessore regionale. Chi coordina e dirige un dipartimento o un'unità operativa, o quindi un reparto dove troviamo i pazienti, non è cambiato nulla. Capisco che non è facile creare una campagna di sensibilizzazione se non c'è una dirigenza certa e chiara, e quindi ancora non si sa se ci saranno le dimissioni o meno, però un qualcosa si può fare. Creare un ufficio dove un infermiere o un altro operatore può fare una segnalazione anonima, dove racconta il suo caso, e quindi poi avrebbe anche l'azienda una statistica di questi eventi. È stata la settimana dell'addio ad Anita Ekberg, la diva della dolce vita di Fellini, scomparsa nella clinica sui Colli Romani, dove viveva da qualche tempo, impossibilitata a muoversi anche in condizioni economiche difficili, condizioni che l'avevano spinta anche qualche anno fa a chiedere l'aiuto della Fondazione Fellini, fondazione che, come sappiamo, oggi però non esiste più. E noi abbiamo riproposto la voce di Anita Ekberg nel 2003 a Rimini per una serata appunto dedicata a Federico Fellini, il suo ricordo del regista, parole che però poi stridono con quelle che sono state pubblicate dal Corriere della Sera in un'intervista che appunto la Ekberg aveva voluto fosse pubblicata dopo la sua morte, un'intervista di 5 anni fa in cui stroncava letteralmente Federico Fellini. Allora noi abbiamo raccolto anche la voce di Francesca Fabbri, la nipote di Federico Fellini, per commentare questa dura intervista. Prima di tutto ringraziare io voi, che è venuto qui per vedere il film del nostro Federico, e per me, credo, o almeno spero, anche per me. Quando mi ho offerto di lavorare con lui in questa La Dolce Vita, io ho chiesto un copione e lui ha detto copione, e non ne ho. Lui ha detto, beh, copione per copione, scriviamo a giorno per giorno. In America, programmando un film da un anno, anche da più prima, che cominciano il primo Chuck. Con lui no, però si vede che è andato molto bene, perché il film ha avuto un successo enorme che nessuno aspettava, nemmeno lui. Manca molto a me come un amico, manca a me anche come regista. Ho fatto 4 film con lui, e lui aveva intenzione di fare altri con me. Sfortunatamente ha mancato. E noi mandiamo un grandissimo bacio. Lui sta lì, però sta anche qui. Lui si sente noi.
Fellini non aveva rispetto delle donne, affamato di sesso, chiedeva prestazioni particolari, era stato attirato non tanto dalla mia anima, ma dal mio seno. Un'intervista al Vetriolo, quella che Anita Ekberg ha rilasciato al Corriere della Sera con la richiesta che venisse pubblicata solo dopo la sua morte. Era un tipo molto esigente quando dirigeva, incline ad improvvisi attacchi d'ira, diceva l'attrice. Sul set era un padrone assoluto, apparentemente gentile, in realtà era un despota, in privato un disastro. E poi altri passaggi impietosi. Quello che mi dava fastidio è che lui era falso, voleva apparire diverso da ciò che era, non era coerente, parlava male di tutti, ricordo che aveva parole sprezzanti per Rossellini e Antonioni, dimostrava poi di essere assolutamente irrazionale, tutti sanno che era fissato con maghi e veggenti, come una donnetta, diciamola tutta, era un provinciale. Dalla Ekberg stroncature anche professionali, per la scena della Fontana di Trevi forse deve più lui a me che io a lui, era uno che carpiva idee agli altri, persino all'ultimo dei macchinisti. A commentare le parole di Anita Ekberg, la nipote del maestro. L'uomo che descrive la signora Ekberg ritengo che non sia l'identikit della persona che io ho conosciuto. Un uomo che ti ha reso attraverso una pellicola cinematografica immortale, come oggi possiamo vedere sulla Fontana di Trevi, anche il manifesto che è stato issato a memoria. Mi sembra che la signora abbia avuto un atteggiamento di ingratitudine nei confronti di chi le ha donato l'immortalità. Io credo che Federico non abbia bisogno delle dichiarazioni della signora Ekberg per essere ricordato in maniera bella, in maniera brutta. Lui ha lasciato i suoi film e le sue pellicole, quindi sono loro che ce lo ricordano continuamente. A me non fa né caldo né freddo leggere le dichiarazioni della signora Ekberg, pace all'anima sua. Restiamo in tema di cinema, questa volta però per una bella storia. Da Viserba, Dora Morolli, è andata a lavorare a Londra, alla MPC, colosso internazionale del settore degli effetti speciali appunto per cinema e TV. E la Morolli è anche tra i collaboratori del Colossal Exodus, diretto da Ridley Scott, che è uscito questa settimana al cinema. Noi l'abbiamo raggiunta appunto per farci raccontare questa esperienza. Come ti sei avvicinata a questo mondo? Cioè, come ci sei arrivata, attraverso anche quali studi? Se era una passione che coltivavi fin da piccolo o ci sei arrivata per caso? Fin da piccola mi è sempre piaciuta la tecnologia o il computer. Poi ho fatto l'università a Roma, ho studiato scienze dei media e della comunicazione. E da lì, come stagista, sono entrata in un'azienda di animazione 3D a Roma, fino a quando non sono andata a Bruxelles, dove mi hanno offerto un lavoro come programmatrice. Dopo un anno ho mandato il curriculum a questa azienda a Londra, che si chiama Moving Picture Company, MPC. L'azienda si occupa di tutti gli effetti speciali che vengono aggiunti dopo le riprese, quindi tutte le esplosioni oppure i soldati che combattono tra di loro, onde gigantesche, animali, mostri. Il mio lavoro in particolare è sviluppo software, perché ci sono tantissime persone che lavorano in un film solo, tipo più di 800 persone che lavorano per un film e devono lavorare anche in continenti diversi. E rispetto ai lavori che hai fatto fino adesso, ce n'è uno a cui sei particolarmente affezionata? Ma in particolare quelli iniziali, quindi quelli che ho fatto a Roma con i gladiatori, è stato il mio primo esperimento, quindi quello a cui ancora ricordo con piacere, insomma. La più grande soddisfazione è andare al cinema e vedere il tuo nome alla fine del film. Siamo ai titoli di coda anche noi, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV tutti i giorni alle 19:15 e 20:15. Grazie per averci seguito dalla redazione, una buona domenica.